Era ovvio che per trovare Chio Kid, cioè me, i tuoi genitori avevano bisogno di aiuto. Di qualcuno che non perdesse mai la testa. Qualcuno che sapesse come muoversi. Qualcuno con una volontà d'acciaio. Qualcuno completamente pazzo. E così fu deciso. Buck li avrebbe aiutati. Prima però doveva mettere in chiaro alcune regole valide per tutti. Che si segue sempre Buck. Va bene, ascoltatemi. Da adesso in poi, il mio habitat, le mie regole. Regola numero uno, bisogna sempre ascoltare Buck. Questo, Buck. Regola numero due, si resta sul sentiero. A Buck non piacciono i girovaghi. Regola numero tre, aspettarsi sempre l'inaspettato. Eccolo lì. Buck, stai bene? La caduta mi ha svegliato. Andate all'abisso della morte, ci vediamo là. Abisso qui? Della morte? Sembra un viaggio di sola andata. Oh, quindi avete già i biglietti. Fantastico. Ma cosa ne sai di cos'è un viaggio e di cosi sono i biglietti questo? Ok, quindi usiamo di nuovo Buck. Alternativa per raggiungere il branco. Forza piccoletti. Volete venire qui a dare un morso a Buck? A Buck non piacciono i morsi, a meno che non siano con signorine piacenti. E allora lì Buck approva. Oh, ma quanta gente che esce fuori, eh? What a... Orca troia. No. A parte che è appena arrivato. Ok, questo mi ha aiutato o sbaglio? What a... Devo ricordarmi sta cosa delle combo col triangolo, perché fanno veramente male se becchiamo nel modo giusto la gente. Poi basta in realtà fare il nostro solito attacco da in volo, che va benissimo uguale. Beccati questo, che tanto qua è più... Ma io in realtà, scusami un attimo, cosa devo fare in tutta sta... A parte che stanno aspettando il mangiare loro. Cosa dobbiamo fare in tutto questo? Devo continuare solo a muovermi o devo continuare ad uccidere? Perché in entrambi i casi a me va bene. Sono farm di ciliegie, quindi... Vieni qua. What a... Credo siano morti tutti. No, non è vero. Sai che mi sa che devo avanzare? Eh sì, perché mi sa che qua continuano a spawnare, sai? Fa vedere. Vieni con me. Vieni con me. Ecco qua. Ok, ora sei il mio comando. Mentre cavalchi, ok, sì, immagino. Guarda. Quindi col quadrato facciamo così. Ok, posso prendere tutta la roba anche in groppa all'amico. Quindi con cerchio cos'è che facciamo, ha detto? Ah, una pedata. Ok, ma scusami, se li carico va bene uguale. Ok. Ah, però aspetta, se uccido i nemici con lui, gli oggetti mi vengono direttamente nell'inventario. Molto comodo, molto comodo. Perfetto, dovrebbero essere smessi di spawnare allora. Ecco qua. Poveraccio però questo. Sta facendo il lavoro sporco per noi. I funghi li posso schiacciare? Sì, ma le mie statue non ci posso interagire. Ok. Aia, che male. Rompilo. Ok, non è come doveva finire in realtà. No, fermo. Bravo, girati. Gira ancora un po', perfetto. No, un po' troppo. Vai più avanti. Ok, dai una pedata. Perfetto, dammi. Allora, sarà un po' tosta prenderle e mi sa che spariranno. E infatti, purtroppo girare questo bestione non è facile. Grazie. Ok, qua non ci dovevo proprio entrare. Dunque, qua c'è ancora una porta che ci fa avanzare, perfetto. Senza cattiveria, Fra, ma tu mi servi? Cioè, per avanzare ora tu mi servi? No, perché se serve io lo lascio giù adesso. Anche perché... Se no, qua mi perdo le mele. E soprattutto non potevamo interagire con lui. Ok, abbiamo 2000 cosi. Dovrei farcela, sì.
900 più 500, d'accordo, ce la facciamo. Continua a guardare, deve esserci qualcosa di cui hai bisogno. Oh cavolo, questi sono di più. Cavolo, non mi aspettavo il multiplo comprare più volte lo stesso oggetto. E vabbè, se troviamo altra roba, torniamo. Ok, muri di piante spinati. Io devo arrivare a 550 per due volte. Quindi ogni singola ciliegia adesso è d'obbligo. Dai, apparite. Ok, 1, 2, 3. Pensavo che sarebbe scomparso nel momento in cui avanzavo. Quindi devo proprio aspettare che si levino per poter passare, d'accordo, grazie. Qua adesso si chiude, ovviamente, dobbiamo distruggere l'alveare. Io sono Buck, per me voi siete poco più di una zanzara. Sai che ti dico, mi sa che... Ok. Prima di iniziare a distruggere l'alveare, ci converrebbe uccidere un po' di api, no? Un po' di vespe, mi sa. Più che api queste. Ci converrebbe, perché così, esatto, ci facciamo qualche punticino extra. Ok, ho solamente le zucche e ogni tanto ci dobbiamo fermare per ricaricarci. Perfetto, dammene ancora. Grazie. Fragola. Ok. Spamma, 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 spamma. Presa, no, finito. Ok, un altro cristallo. Ce lo riusciamo a prendere almeno. Dai, ultimo pezzo. Andata. Lo so. Dunque, in teoria potremmo anche avanzare. Sicuramente un altro negozio apparirà. Sì, sai che forse mi conviene. Di sicuro un altro negozio dopo appare, dai. Quello? Bella pietruzza. Ciucciati tutta l'acqua. Grazie. Io intanto continuo la mia farm di ciliegie. Ma tra l'altro, scusami un secondo, perché mi si sono disattivati questi? Ci ho fatto caso solamente adesso. Oh cavolo, spero di non essermi perso un cristallo. In teoria questo è il primo. Ci ho fatto caso solamente adesso perché dicevo, ma aspetta, queste cose sono di un'altezza abbastanza normale. Devo arrivare a 1100 per avere gli altri due cristalli. Poi non è detto neanche che siano anche gli ultimi. Non è detto neanche che quei cristalli dopo non ce ne siano altri. Giusto, gioco? Annaffiamo la pianta. Grazie. Forse dovevo fare... Perché non sei salito? Rifornimento. Stavo dicendo. Ste cipollone. Oh oh, questo è gas. Sfuggi al gas. Lo vedo. Che devo fare? Non mi ricordo... Aiuto. Ah, ok. Io pensavo di dover beccare qualcosa e non era benissimo indicato. O meglio, l'indicatore c'era, ma così intuibile. Allora, moriamo di nuovo così lo rifacciamo. Ok. Quindi, ora che sappiamo dove dobbiamo andare, eccoci qua. Facciamo attenzione ai salti, che qua cadere purtroppo è un attimo. Rientrate, brave. Vai, 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 vai. Perfetto. No, oddio, per un attimo l'ho visto cadere. C'è qualcosa qui, no? Perfetto, non si va. Perfetto, grazie di tutte le ciliegie. E di nuovo giampa, giampa, giampitec. Eccoci qua. Credo che siamo al sicuro, giusto? Tra poco. No. Ok. Per un attimo mi ero visto caduto. Muori, stupida pianta velenosa. Morta. Perfetto. Crepa. Ok, se basta un colpo volante, direi che la vittoria è facile. Ecco fatto.
Muori. Perfetto. Dammi tutto. E addio alla pianta. Morti. Quindi abbiamo una nuova arma ora. Ah, troppo facile. Oddio. Fino a che non avevo capito che dovevo attaccarmi a quel ramo. Oddio. Non era così intuibile. A quanto pare ho trovato un'arma di distruzione di massa. Alla faccia, è un bazooka questo. Fammi indovinare, usa i funghi come proiettili. Madonna mia. Ci vogliono 4 missili fungosi per uccidere un singolo fiore. Mamma mia, che esagerazione. Perfetto, fatto. Me ne spawni altri? No, peccato. Ecco, magari per questo ci butterei qualche potenziamento come arma. Grazie. Dai, che ci manca relativamente tutto poco. Perfetto, è riapparso, ma non sono arrivato nel negozio. Qualsiasi cosa, solo il a per mille il lo svelto. Ci mancano ancora 200 cosi, cavolo. Troppo. Ci mancano ancora 200. Dai, dammene 150, su. No, lo so che non me ne dava così tanti. Dai, ce ne mancano 110 ora. Ci posso risalire? Non adesso, ma posso risalire. Li ho visti male io o questi stavano volando? In ogni caso, guarda, giusto per sfizio. Madonna. Io uso la mia solita tattica. Ah, ma si arrampica sulle pareti. Io pensavo stesse volando quello. Ripeto, uso la mia solita tattica. Funziona, è approvata. Non ci ha mai deluso fino ad ora. Proseguiamo per come sappiamo. Grazie. Aspetta, aspetta. Perfetto. Vieni qua. Andato. Manchi tu. E manca anche lui. Altro andato. Due andati in un colpo. Ci arrivo? No, ne manchi ancora tu. Morto. Giusto? No, ne manca ancora uno. Ecco fatto. Basta? No, come no. D'accordo. Ulla, anche da sottoterra arrivano. Ma quanto siete incredibili voi. Ma io sai che... Oh, la io sarò anche uno schifoso. Ma la curiosità di sapere di che sapore abbia la carne di dinosauro ce l'ho. Che poi molti dicono sappia di pollo, visto che i polli sono la cosa più vicina ai dinosauri tramite l'evoluzione. E ok, però io non penso che il pollo di oggi abbia lo stesso sapore selvatico che abbia un dinosauro. Toh, forse ti posso dire, c'ha il sapore di pollo misto col cinghiale. C'è quel sapore proprio selvatico, però leggero che c'è. No, non può essere leggera la carne di dinosauro, dai. Non può essere per nulla che sappia di pollo. Potete usare tutta la scienza che volete, ma non saprà mai di pollo, secondo me. Dai, 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 mi servono solo altre 10 ciliegie. Gracias. Potete usare tutta la scienza che volete su questa discussione, ma io sono convinto della mia idea. I dinosauri non sanno di pollo. Bentornato, signor Spendaccione. Grazie. Ottima scelta. Oh, e con questo abbiamo comprato tutti i cristalli disponibili per ora. Beccati sta annaffiata. Grazie. Ci prendiamo ancora un po' d'acqua, che non si sa mai che possa servire. Ci arrivi? L'ha giampato lui. L'ha evitato lui. Ok, questa volta ce l'ha fatta. Perfetto. Mamma mia. Che splendida alba. Non per altro è l'alba dei dinosauri. Dunque, in teoria mi devo arrampicare, giusto? Anche perché se no qua ritorniamo all'inizio. Ok. Mamma mia, meno male che sono scriptati sti salti. Ma meno male sì. E io però non vedo altri cristalli in giro. La cosa un po' mi preoccupa. La cosa un po' mi preoccupa perché mi fa pensare che potremmo averli saltati gli altri due, sai? Spero che appaiano adesso, onestamente.
Grazie. Anche se in realtà mi sa che è inutile ricaricarla ogni volta perché... Ah, dicevo, che cacchio è? Ehi là. Quello non è il posto migliore dove mettersi, mio caro dinosauro. No, direi proprio di no, L'abbiamo proprio impalato. Io continuo a ripeterlo. Non ne vedo purtroppo di cristalli, sai? Beccati questo. Ok. Forse... A parte sta laggata incredibile, se li miri forse è meglio. Che dici? Muori. No, vabbè, la bazzucata così a... di cattiveria proprio è un filo esagerata. Stiamo giocando a Real Tournament adesso. Ok. Quelli che sparano dovrei averli tolti. Scusa, curiosità? No, peccato. Ci stava però. Allora, sbagliato. Granata. Tanto di proiettili ne siamo pieni qua, quindi onestamente credo che andrò di fucilate in questa sezione. Tanto mi posso ricaricare praticamente continuamente, tranne dei missili. I missili mi sa proprio di no, Grazie. Apparsi qualcun altro, certo che appare qualcun altro. Qua sembra un buon nascondiglio, ma non ci serve. Speravo più che altro, grazie, ci fossero i cristalli all'interno. È quella la mia unica cosa che mi importa ora come ora. Aspetta. No, doppio, bravo. Grazie. Muori. Qualcun altro? Sì, qualcun altro. Dritto in faccia. Mamma mia. Così è tutto più semplice. Guarda, giusto per cattiveria, ti faccio un bel regalo granata. Dove cacchio l'hai lanciata? Aspetta. No, ci avevo sperato che... A parte, cosa stai facendo? Ci avevo sperato che ci passasse sopra e poi puff, esploso. Ehi, sono tornato. Ma perché? Perché devo menare sto povero Cristo? Cosa ti ha fatto di male, Buck? Vabbè. Buck di cattiveria va e mena tutti lui. A parte che gli ho visto dentro il cervello ora. Vai, carica. Ecco qua. Vabbè che c'era già in realtà tutte le ragioni lui di essere arrabbiato con Buck, visto che 2 secondi fa gli ha tirato addosso una sassata. Grazie. Dove è andato? Bravo. Vorrei finirlo con una granata, onestamente, sai? Ma così, a gratis, proprio. Di cattiveria. Ti giuro che vorrei farlo cadere di sotto. Però so benissimo che non succede. Ok. Perfetto. L'ultimo proiettile. Dritto in faccia. Vittoria. Bacuno, dinosauri feroci, zero. Però in tutto ciò i miei cristalli. Ma di... No, vuoi vedere che dovevo farlo schiantare qua? No. Ah, meno male, meno male. Vieni con me, per favore. Per un attimo. Allora, sarebbe stato più cattivo, ma meno male che non è così. Pensavo avrei dovuto far schiantare il triceratopo qua. Meno male. Dunque. Oh, mio... Eccoci qua. Cristallo numero 2, in teoria. Perfetto. Non è che mi serve, vero? Non credo. Tornerò con la banda in men che non si dica. Ho capito. Come faccio a superare... Ah, certo, con il miele. Stai dicendo, come faccio a superare il muro velenoso? Glu glu glu. Ah, certo. Allora, 2 e 3. Mi sembra una buona idea.
Dunque, negozio, dammi qualcosa di buono, anche se benvenuto volendo potremmo negozio, tenerceli da parte. Quindi energia, questo non è disponibile. Armi grandi, ma perché? Potenziamento dei missili. Cioè, sì, ne varrebbe la pena, ma no. Ecco fatto. Dunque, attenzione. Le cascate giganti, questo sarebbe un buon punto per nascondere un ennesimo cristallo. Infatti là c'è una pera. Ci arrivo. Vabbè che... sì, dai, ascolta. Già che siamo qui, facciamo fare un bagno a Bug, almeno si lava, così smette di puzzare. Dunque, vediamo se ci sono altri cristalli nelle cascate. Eccolo lì, perfetto. Uff, facile. Dai, almeno... come ci arrivo là sopra? Io pensavo che era qui. Come ci arrivo? Dunque, scalando, basta scendere. Perfetto. Vai, 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 vai. Perfetto. Salta, 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 salta. E no, dall'altra parte. Vai. Eccoci qua. Appo, no. Ecco qua, grazie. Dicevo, a posto. Prendiamoci l'ultimo cristallo, che per fortuna non abbiamo perso. E torniamo a dondolare. Vai. Quindi, uno, due, vai, tre e quattro. E oscilla, vola. Madonna mia. A parte ste libellule cattivissime. Allora, credo che l'idea migliore... esatto, sia sparagli. Visto quanto si muovevano, era l'idea migliore. Secondo me siamo arrivati, sai? Secondo me siamo arrivati alla fine. Vediamo. No, pensavo che salendo qua sopra saremmo arrivati. Però forse, forse... superato questo? Uno, due, uno e due. C'è qualcosa qua? No. Ah, ancora prosegue, madonna mia. Ammetto che trovato l'ultimo cristallo ho detto, bon, dai, sarà finito. E invece ancora... vai, salta. Ancora uno, bravo. Mele, perfette, come piacciono a Wigglytuff. Ora con le ciliegie che abbiamo, in teoria, potrei comprarmelo il potenziamento per i missili, ma... guarda, onestamente preferisco risparmiare sempre un po' di soldi ogni livello per il livello successivo, che così possiamo comprare gli altri cristalli. Credo proprio che mi divertirò. Sì, anche perché sta roba in realtà è fatta da Dio, cioè è una roba che dici, cazzo, ma esce dalla PlayStation 2 davvero sta meccanica? Assurdo. Cioè neanche giochi nuovi hanno robe simili a volte. Aspetta. Aia, che... ma scusami, che tempismo hanno sti cosi? Aspetta. Vai. Ma che tempo hanno, scusate, per passare? Boh, vabbè. Mi sa che ci crepo, ma perché sono scemo io? Ah, ma posso ma là sono scemo io. Ah, che scemo. Posso saltare anche se sono a testa in giù. Vedi perché dico che una meccanica del genere neanche un gioco nuovo ci pensa? Cioè, è assurdo. Cioè, wow, sembra di essere su una montagna russa, ora come ora. Ok, di qua. Aspetta. Grazie. Perfetto. Pensavo di aver fatto un salto troppo corto. Eccoci qua, grazie. Vai, gira. Anche perché è ancora lunga, eh. A parte che radice assurda è questa. Questa non è una radice quadrata, questa è una radice assassina. Eccoci qua, dovrei essere in cima. Perfetto. Uno, due, vai. Salta, bravo. Oh, arrivati. Sonic, guardalo. Ma guarda chi ha deciso di farsi vivo. Ma sai che in realtà, se ci pensi... ha fatto un giro in più, a parte, mamma mia, siamo quasi veramente full. Ha fatto un giro inutile, perché bastava che lui saltasse Manny
tirasse giù la proboscide il più possibile verso il basso e lui ci si poteva arrampicare e uff, fatto. Cioè abbiamo fatto tutto sto giro per niente.